In un comune importante come è quello di Fossombrone, a volte bisogna mettere da parte le bandierine di partito per dare spazio alla competenza. La Lega sta con Massimo Berloni, candidato sindaco alle elezioni amministrative che si terranno il 3 e 4 ottobre nel comune di Fossombrone. Dopo l'uscita dal partito di due rappresentanti che non condividevano la scelta, gli esponenti regionali e locali hanno incontrato la stampa nel chiostro di Sant'Agostino. Siamo convinti, ha detto l'onorevole Marchetti, intervenuto al telefono, che solo chi nella vita ha saputo realizzare con serietà e capacità qualcosa di importante partendo da zero è una persona che saprà valorizzare un territorio come Fossombrone, riportando la città protagonista a livello marchigiano. Abbiamo lavorato, abbiamo un programma concreto, non il solito libro delle favole, ma un programma che parla di città, di rilancio, di collegamento diretto con la regione, con il Parlamento, con il governo nazionale, e a cui seguiranno chiaramente risposte e la massima disponibilità per quanto riguarda la Lega. Ad aggiungere alcune precisazioni sulle motivazioni che hanno spinto il partito a sostenere il noto imprenditore è il commissario provinciale Mauro Lucentini. Questa è una scelta che è stata già ampiamente sviscerata nelle sedi del partito locale e poi provinciale e regionale. Abbiamo la possibilità di avere un candidato sindaco che è un imprenditore di successo e ha dimostrato sul campo che sa fare, e quindi la politica a volte deve aprire gli occhi e deve fare un passo indietro e non mettere la solita bandierina di partito o il solito militante che viene candidato sindaco. Siamo convinti della scelta, lo abbiamo fatto anche a Macerata, dove abbiamo candidato Sandro Parcaroli, un altro imprenditore di successo, e i numeri ci hanno dato ragione. Qui non so come saranno i numeri, però siamo molto convinti della scelta.